situazione dei consumi di suolo nella nostra regione, come anche nel nord Italia, rimane ancora molto preoccupante. Più o meno ogni giorno tra Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, che sono gli unici dati che noi abbiamo in questo momento, sono 20 gli ettari che vengono urbanizzati, quindi 20 aree agricole che vengono urbanizzate. Forse negli ultimi mesi, complice la crisi, qualcosa di meno, ma insomma la situazione è comunque preoccupante. Due, la situazione è fuori controllo, cioè non è controllata, non abbiamo conoscenza dei dati precisi sui consumi di suolo, se non queste regioni le abbiamo, però se non appunto in qualche regione, e più che altro è fuori controllo perché in realtà la partita dell'uso del suolo è quasi completamente data ai comuni, i quali, facendo cassa dal grande di urbanizzazione, facendo cassa da tutta la tassazione che c'è sulle volumetrie, ahimè, sono in una situazione di conflitto di interesse istituzionale. Di conseguenza ci sono tantissimi consumi di suolo che avvengono all'interno delle migliaia di comuni che abbiamo e che non riusciamo a controllare. Quindi c'è anche un problema non solo di non consapevolezza culturale che danni porta questa cosa, ma anche di una frammentazione amministrativa che purtroppo gioca a sfavore dei consumi di suolo, cioè li fa consumare. Detto questo, un'altra questione molto preoccupante sono gli effetti ambientali, perché poco si sta ragionando su cosa vuol dire oggi perdere un metro quadro di suolo non urbanizzato. Allora, un metro quadro di suolo urbanizzato vuol dire generare 25 kg di CO2, va bene? Vuol dire mettere delle condizioni, l'amministrazione pubblica deve avere un debito se volesse compensare. Significa rinunciare a cibo, significa aumentare il rischio di alluvione, quindi altri danni, costi e così via. Significa diminuire la produzione di ossigeno e così via. Cioè, quindi attenzione che il consumo di suolo non è, rischia di essere anche un problema per gli effetti che ha. Cosa si può fare? Quello che si può fare è mettere in atto una serie di politiche. La prima è sicuramente quella di andare a recuperare tutte le volumetrie che ci sono. Noi abbiamo oggi un numero esagerato di volumi residenziali non utilizzati, magari già pronti all'uso, neanche da recuperare, alcuni sono da recuperare, e quindi occorrono politiche che spingano in quella direzione, nel far recuperare gli immobili che ci sono e contestualmente blocchino i consumi di suolo agricolo. Cioè non basta solamente recuperare, ma bisogna recuperare e bloccare gli usi dei suoli non urbanizzati. Dopo ci sono altre politiche che possono essere messe in campo, come eliminare questa sciagurata idea dell'utilizzo di norme di urbanizzazione per fare cassa e fare cassa utilizzandola poi come spese correnti. Dopodiché ci sono da fissare dei limiti. Questa è una cosa che piace poco, però vuol dire una cosa che negli altri paesi è stata fatta e ha la sua ragione d'essere. Cioè bisogna arrivare a dire non si può consumare oltre X, va bene, come è stato fatto in Germania, dove è stato posto anche un limite. Entro il 2020 30 metri quadri per ettaro al giorno in Germania, quindi quanto tutto il nord Italia, e al 2050 0. Quindi bisogna anche avere questo coraggio, un coraggio politico, per prendere questa decisione. E poi ci sono anche altre come si chiamano, altre politiche, bisognerebbe costruire più vicino ai punti di accesso al trasporto pubblico, ce ne sono tantissime altre. Tutte queste dovrebbero essere fatte insieme, non una con l'altra, questa è l'altra questione. Quindi è una partita importante, è urgente occuparsene, è preoccupante quello che sta accadendo, perché ogni metro quadro di suolo consumato genera poi una spesa pubblica, bene, e quindi occorre che tutte le forze, le amministrazioni, gli amministratori si prendano cura di questa partita.